Mi chiedo, uno, normale, ognuno, due, mi piacerebbe poter parlare con te, tu che mi sei vicino in questo istante, ma quella che senti purtroppo non è la mia voce. Quella fatica a uscire dal mio corpo spastico, quello che senti è il mio pensiero. L'ho trascritto e ho chiesto a una persona di leggertelo. Io non riesco a esprimermi bene. Per pronunciare una frase ho bisogno di alcuni minuti. Nell'incontro con la gente, il mio problema, ciò che costituisce un ostacolo, non è la sedia a rotelle e dunque l'evidenza della mia disabilità, ma è la parola. Io vorrei conversare, comunicare, relazionarmi con gli altri, ma la gente scappa, non ha tempo né pazienza per aspettare e provare a capirmi. Anche perché, lo so, è difficile capirmi. Un giorno, forse, esisterà una tecnologia capace di dar voce ai miei pensieri. Così come oggi la sedia a rotelle mi permette di muovermi liberamente. Quello che cambia non è la mobilità, ma il pensiero di sentirsi libero. Invece non posso parlarti facilmente e questo per me è una prigione. Così mi capita spesso di incontrare per strada qualcuno che mi conosce e che mi saluta. Ma subito subentra il problema della parola. La gente non è abituata a rallentare i propri ritmi per cercare di capire ciò che dico. Spero che questo nostro incontro possa farti capire che anche una persona con disabilità come me può avere un ruolo nella nostra società, svolgere un lavoro, fare l'amore, e far parte di un tessuto sociale. Non esiste nessun impedimento reale, ma esistono semmai degli ostacoli mentali nelle teste di molte persone che credono che una persona con disabilità sia una persona inutile, senza scopo e asessuata. Vi chiederete chi sono io. Io, come tutti, desidero esistere, avere un ruolo, un luogo, un lavoro. Desidero amare e essere amato. Io sono un uomo rinchiuso in un corpo prigione. Al di là della mia prigione, sono però una persona come tutti voi. No. No, 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 no